pensi? Ovvio. Però forse l'unica cosa che mi dopo è Lassi, ma tanto quello non Crosspot, si fit vede. super largo. Sì. Ma casca proprio bene. Te giamo? Piace. Vediamo Gianmarco. Oh, questo è il mio, frate, è il mio! Oh, devo comprare, questo. Comunque la differenza c'è stata tipo dalla Jugendite. Sui vostri piatti, a parte il resto che facciamo di solito, avete un roll che è quello in collaborazione partorito dalle menti nostre e di Andrea e dei ragazzi che nello studio, ed è quello che trovate con la ricciola e la maionese a menta. La ricciola, l'attuga romana, la maionese aromatizzata alla menta e del tombico, quindi delle uova di pesce volante nere all'esterno che vedete nere, ed è il roll in collaborazione tra degli Uberti e Sushi Society. Quindi vi dico, insomma, cominciate da quello e poi assaggiate questo. Ad Andrea! Cioè, tipo, sta cosa verde sopra, non so se ti piace. Però è super fresco. È tipo super, cioè, tipo un gusto un po' esotico, eh? Buono, eh? Ve? Te, Giamo? Ti piace? Questi sono gli ultimi acquisti miei di Mirko, che dopo vi fa vedere anche lui i suoi. Iniziamo dai pantaloni, l'Acne Studio 2021M. Dicono che non sia verde, però leggermente verde come potete vedere, infatti sotto si apre un botto. Però è diverso da quello che hai tu. Sì, perché questo qua è 31-32, infatti sta un po' stretto in vita. Invece questo è 32-32 e fitta un sacco largo sulle cosce. Passiamo ai top. Forse il miglior acquisto estivo che l'ho preso per Copenaghen. Questo qua è meno di Bernacles, il Distressed Sweater. Fit assurdo. Come potete vedere, è tutto distressed su ogni parte su ogni finale del maglione. Mi ricorda molto quello di Undercover di quest'anno. Sì. Però questo qua è uscito che è 3 anni fa. 2 anni fa, credo. 2 anni fa. Molto crop. Io sono di conto, è una side sell, quindi lo prende pure una M. Il retail era 3,80 e l'ho preso su Depop da un ragazzo per 150 euro. Questa è una camicia di Gingy, che è un negozio vintage francese, e loro hanno anche una loro collezione che hanno online nel negozio, ed è generalmente tutta roba ispirata allo stile giapponese. Ad esempio questa, che è proprio fatta made in Japan, lo vedete sull'etichetta. Fate conto, se la volete prendere, veste un sacco larga. Questa è una 1. Era una 6-1, quindi è come se fosse una S. Veste, sì, però veste bene. Veste un sacco larga, forse leggermente messa a corta sulla maglia, perché fate conto, sono 1,85. Però, vabbè, mica di qua, quindi. Poi colore super, super facile da matchare con, non so, pantalone nero. Pure da un jeans al contrasto come questo, e poi scarpa nera sotto. Ora vi faccio vedere come mi fitta. Però, cioè, vedete, alla fine la manica, cioè, corta non è, cioè, secondo me addosso si veste, cioè, così. Se fosse andato su una 2 sarebbe stata troppo, troppo ampia, troppo larga. Però alla fine, cioè, complessivamente la veste così. Passiamo alla chicca di questi pickups. Sono il derby, il modello dovrebbe essere Ivy, credo, derby di Margiela. Vedete? Cioè, la qualità si vede, si vede a vista. A livello di comodità non riescono a superare quelli di Oreo NYC,
cioè sono proprio su un altro livello, è come se ci fossi una scarpa di ginnastica. Il problema di queste margiele è che sotto sono veramente dure, cioè quando le metti sono veramente scomode, non ci riesci a camminare anche perché la pelle qua davanti è veramente dura e non riesci a piegare bene il piede. Io opto sempre per pantaloni super larghi, così copre l'80% della scarpa. L'ultimo acquisto, che in realtà è diviso con me e Mirko, la bag di Elliot Emil, che ovviamente la loro ispirazione sono i moschettoni. Tipo, puoi cambiare le vade dell'accetto. Veramente figa, non è tanto grossa, l'ho presa soprattutto per partire perché non volevo tenere le cose in tasca. Super figa. Sì, non ne ho neanche peso troppo, cioè, veramente comoda. Poi dentro è abbastanza spazioso, quindi cioè, come potete conto, c'è solo il portafoglio. Però dentro entra veramente tutto. Quindi. Vedere ciò che ho collezionato in questi giorni e che porterò a Copenaghen. Vi parto subito le scarpe perché comunque è una scarpa comoda che ho comprato recentemente, visto che ultimamente indosso tanto i boots e i derby, in questo caso mi avevano un po' annoiato metterli sempre, volevo creare un po' outfit diversi da loro, è un po' il mio che stile. Che poi è molto simile a quella di Condé Garçon. Quella di Condé Garçon, sì, comunque è un protection pack, sono riuscito a prendere anche un buon prezzo. Che era 1906, no? 1906, non sono un grande amante ultimamente delle sneaker, però magari per variare il proprio stile e non mettersi continuamente i boots ci sta. Servire. E parto con il denim, secondo me di eccellenza, che ho all'interno dell'armadio, che è la nuova capsule di Off-Ice del Spring Summer 2023, con un lavaggio fantastico e maniacale, soprattutto il livello dei dettagli del distress dall'interno della tasca, della cucitura in pelle, del bottone in rilievo sopra. Forse un po' overpriced, anche perché era partito che era sì, da 3,50, poi ci sono 2,90. Sì, non è un pantalone comunque accessibile per tutti, ma credo che pantaloni che comunque all'interno dell'armadio bisogna avere, secondo me. Il primo lavaggio, quindi questo... Ma pure sulla tasca dietro si vede. Si vede proprio la differenza. Quindi si vede il denim in sé per sé, sì. come nasce a livello di colorazione e poi dopo come viene elaborato. Il pezzo... Non ha aspettato, perché no, sarà... No, un po' diverso, preso in saldo al 50%. Questo spacca. Tutto che sia molto asciutto è figa, perché poi se metti sotto... Tom, quanto questo qua di Unifor Bridge super largo, è veramente figo. Magari con la borsetta esci così, ma... Una 2002 da poter cambiare, secondo me... Sì, pure se ci metti una scarpa un po' colorata, to. Per Gabriel, energia elettrica 100%. Questo è l'interno. Qui c'è un pad per la ricarica wireless. Questo è il cambio. Questo è l'infotainment, ovviamente anche con Apple CarPlay. Qui ci sono anche tutte le impostazioni. Volante tagliato così, un po' sportivo. Forse se fosse stato un po' più piccolo sarebbe stato ancora meglio. Stile Peugeot 208, che abbiamo il tasto per la guida autonoma. E niente, nel menu principale della macchina dell'infotainment, se andiamo sulle impostazioni del veicolo possiamo mettere le modalità di guida, che possono essere sport e il chilometraggio scende perché spreca di più. Mette in modo più cavalli, normale, che è una modalità standard, eco, che va a risparmio, quindi i chilometri aumentano tagliando i cavalli e puntando di più sulla ricarica in frenata. Poi c'è anche la modalità neve, che consuma quanto la sport, perché attiva tutte le funzioni di sicurezza e anche il controllo di trazione viene aumentato. Che chicca di questa macchina!